Il mio nome è Renato Ratti, sono enologo. Oltre che produttore di vino Barolo, mi occupo del vino italiano in generale, con incarichi diversi, anche come consorzio di tutela della qualità. La mia attività professionale è dunque legata al vino e naturalmente al vino italiano. Perché Ratti è grande? Perché appartiene a quella categoria di produttori che non lavorano solo per sé, ma lavorano a beneficio degli altri. I grandi produttori sono quelli che lasciano, sulla base del lavoro che compiono, dei vantaggi agli altri. Lui, grandissimo, il più grande. Ma è una cosa impressionante vedere questo torrente, sembra di vedere un torrente che viene giù dalla montagna e che ti porta delle novità tutti i momenti, tutti i giorni avevo un'idea nuova. Nessuno ha potuto sostituire Renato Ratti. Era un complesso personaggio con una volontà di ferro. Se tu sei uno che ha fatto un museo, tu sei parte integrante, anzi sei un patriarca di questa comunità, ecco, finché tu sei questo, tu sarai nella memoria di chi ti sopravvive, sarai parte integrante. Nel dubbio che l'eternità sia, come dire, messa in discussione, almeno avere la possibilità, la certezza di sopravvivere a qualche giro di stagione. Quando io già esercitavo la professione, lui era appena diplomato. E l'ho sempre conosciuto come un giovanotto molto simpatico, appariscente, perché nel suo corso esisteva già Renato Ratti. Ecco. Questi sodalizi che nascono sui banchi di scuola, che durano tutta la vita, insomma, e che sono anche, investono anche la sfera privata, affettiva, insomma, io sapevo tutto di lui, anche le ragazze, anche quello che voleva sposare, insomma. La domenica della festa del paese si andava a ballare nella piazza del municipio di Mango, c'era il ballo a palchetto con tutti gli uomini da una parte e le donne dall'altra. Un giorno avevo detto a un ragazzo che mi voleva far ballare di no e tutti mi hanno detto che avevo fatto una cosa ignobile, perché era molto offensivo dire di no. Invece, quando Renato ci faceva ballare, eravamo tutti felicissimi. Lavoravo alla Cinzano e ero stato designato per andare a dirigere la parte tecnica dello stabilimento di Buenos Aires. Però, anche se questo mi allettava, a un certo punto ho deciso di rinunciare per motivi di famiglia. E quando l'ho detto ai miei superiori, pur dispiacendo, gli mi ha detto: vedo un po' se ci può dare una mano a trovare una persona adatta. E ho chiesto a qualcuno, e fra questi Renato Ratti mi ha immediatamente risposto: è interessante. Allora io gli ho combinato un incontro col direttore della Cinzano, lui è venuto, ma non è venuto a vedere, è concluso. Per cui lui è venuto a lavorare alla Cinzano col preciso programma di andare in Argentina. Venne fuori dei problemi tecnici per cui lui, se accettava, la sua meta sarebbe diventata per il Brasile anziché Buenos Aires, per motivi di urgenza. Oh, il Brasile, ci sono le belle donne, come si fa a quell'età? Lui, non per quello, ma per altri motivi, ha scelto il Brasile, perché nel Brasile gli avevano spiegato che c'era in atto un grosso progetto non solo di produzione di vermut e altre cose, ma di impianti di vigneti, quindi il giro si allargava non solo a San Paolo, ma a Mailasque, Recife, Porto Alegre, quindi una cosa immensa. Io
fattoria in un'azienda agricola fuori di San Paolo, una sessantina di chilometri. Un giorno ricevo la telefonata in cantina: guarda che arriva Renato Rotti, quando possiamo, dobbiamo andarlo a incontrare, dobbiamo incontrarci. Dico, per dincile, non aspetto altro. Mi aspettavano lì vicino, nella piazza principale, in un ristorante, e capire che festa, che abbracci e che commozione. Era una serata stupenda. E mi ricordo che aveva anche un disco di Modugno, il vecchio Frac, che allora era proprio nel momento più in voga. E allora tutta la nostra serata è stata allietata da questo filo musicale, il vecchio Frac, che ci faceva non piangere, ma quasi. Allora si scrivono ancora le lettere di pugno, no? Io ne avrò una scatola di Renato Ratti. E io rispondevo regolarmente e mi tenevo al corrente delle cose che si facevano laggiù, che erano interessanti. Lui era in un'azienda moderna, soprattutto destinata alla produzione di vini aromatizzati, vermouth, eccetera. Allora c'era la Martini e la Cinzano che avevano, si contendevano il primato del mercato. Lui non era solo un tecnico che stava facendo dei vigneti o del vermouth e dei vini, si interessava anche della vita sociale del paese in cui viveva. Mi raccontava per esempio dei lavoratori che venivano pagati ogni settimana e non a mese, perché non ce la facevano essere pagati a mese, e poi producevano il vino e lo strabevevano anche. Per la Cinzano andava bene, ma socialmente era un disastro. Quando io sono arrivato era appena uscito dalla dittatura di Getúlio Vargas, un Brasile affamato, un Brasile con delle differenze sociali spaventose, ricchissimo e poverissimo. Nella stessa città vedevi il grattacielo e vedevi la casetta fatta con delle latte e dei bidoni vecchi. Normalmente un tecnico della Cinzano aveva il diritto di venire in vacanza in Italia ogni 3 anni. Lui si vede che era già entrato in una sfera dirigenziale, per cui ogni anno lui aveva i suoi 15 giorni da venire a passare a casa. Nel 61, e quando è arrivato in ferie, sarebbe venuto a trovarmi dalla nonna a Costigliole d'Asti. E la mia mamma mi aveva proibito di uscire con Renato in macchina se non fossimo stati accompagnati da qualcuno. Un'unica volta siamo usciti con la mia nonna davanti a Renato, vicino a Renato, e la governante dietro, vicino a me. La sera di quel giorno mi ha detto se voleva andare con lui in Brasile. Allora gli ho chiesto semplicemente se era una cosa seria. Ma hai detto di sì, allora ci sono stata. Ci siamo dati una stretta di mano e il matrimonio era stato combinato per l'anno dopo. Dall'ottobre del 61, quando abbiamo deciso che ci saremmo sposati l'anno dopo, ci siamo scritti tutte le settimane, 1 o 2 volte, e le lettere sono tutte arrivate bene, eccetto una che per me è stata fondamentale, perché era una lettera in cui Renato mi diceva di posticipare la data del matrimonio, che era stato fissato per il 1 ottobre, perché lui aveva molto da fare e sarebbe stato meglio a marzo dell'anno dopo. Questa lettera miracolosamente ha preso un aereo che si è inabissato
a Rio de Janeiro, in una specie di lago che c'è lì, hanno ripreso tutto il sacchetto con la posta e mi è arrivato il giorno prima che ci sposassimo una bella lettera con scritto Correio Avariado. E dentro c'era questa lettera e c'era Renato presente quando l'ha aperto. Ma come? Ero arrabbiatissima, però ormai il dado era tratto, ci siamo sposati. Poi nel 64 c'è stata la rivoluzione e allora mi ricordo Renato era su a Recife a lavorare e io ero a letto, mi ricordo che non stavo bene e c'erano tutti i carri armati che arrivavano a prendere l'Estado, che era la sede del giornale che compravamo sempre. Ci sono delle circostanze della vita occasionali che coincidono con delle vocazioni, per questa vocazione poi viene fuori ed è venuto fuori un caso in cui lui è venuto a salutarmi prima di ripartire dopo una vacanza e dice: ma sai, siamo amici, di te ho molta fiducia, ho dei risparmi, dovrei investirli. Mio zio guadagnava dei soldi, quindi li mandava su così. Poi chiedeva a Gigi: ma secondo te cosa faccio? Compro un appartamento, compro una casa? E Gigi: ma no, ma mettiti nel vino, catuma due, fuma del vin, fuma del baro e boom. Ma lui di là pensava qua. E lui quello che risparmiava lo mandava qui per avere dai suoi amici di scuola, che avevano già delle responsabilità, in qualche caso, di avere la possibilità di comprare della terra e per comprare del vino. E telefonai a un amico reciproco, amico carissimo, Bruno Giacosa, e al quale molto gentilmente dice: ma sì, se per voi lo faccio volentieri. Quando ha proprio deciso di partire con la produzione, lui si è trovato alle spalle una scorta di annate anche importanti. Lui nel 65, alla fine del 65-66, mette questo vino sul mercato a 1.000 lire la bottiglia, Barolo 58, 1.000 lire la bottiglia. Tutti a gridare allo scandalo, come il prezzo corrente del Barolo è 350 lire e tu esci a 1.000 lire. E gli davano dell'americano. Ma che cosa vuol fare questo americano? Questo era un altro frutto di nuovo atteggiamento di Ratti. Cioè non si poteva svilire il prezzo di un grande vino, non puoi metterlo. E quindi se era di qualità doveva fare la differenza con gli altri vini. Ed eccoci nella Borgogna di casa nostra, cioè l'Albese o le Langhe, dove si produce uno dei migliori vini italiani, uno dei pochi che possa competere con i Grand Cru di Francia, il Barolo. È stato chiamato il Far West piemontese, è la langa nebbiosa di Cesare Pavese, dei partigiani di Beppe Fenoglio. Nella vecchia abbazia della Morra, sopra Alba, incontriamo Renato Ratti, produttore storico del vino, al quale domandiamo a quando risale qui nelle Langhe la presenza del vino. Documentata dai reperti archeologici dall'epoca romana. Abbiamo una stela bellissima funeraria che viene da Pollenzo, dove c'è un certo cresto, mercato vinario. In più abbiamo tutte le olpi, vasi vinari, cioè i dogli, anfore, ritrovate copiosamente in questa zona. Mentre i vini tipici, il Nebbiolo per esempio, da quanto tempo esiste, viene coltivato? Il vitigno Nebbiolo è uno dei più antichi piemontesi, proprio tipico. La prima documentazione è del 1200, dell'esistenza di questo Nebbiolo. Qui in zona l'abbiamo qui dagli statuti della Morra del 1512. Nell'anno 64 mio zio ha avuto l'idea
di mettere su cantina, tra l'altro in maniera anche un po' rocambolesca. Negli anni che venivamo in vacanza cercava sempre, anche tramite parenti, amici, qualcosa. E lui si è ritrovato negli anni 60 a visitare la zona del Bordeaux ed è rimasto colpito dal fatto che tutte le aziende erano costituite da un castello. E allora il messaggio che lui ha cercato di lanciare dice: compriamo un castello. Ma non è che sia così facile comprare un castello. Poi a un certo punto gli è stata segnalata l'abbazia e allora nel 64, scendendo, mi ricordo che la sua mamma e la sua sorella dall'alto di Lamor abbiamo visto l'abbazia, che era un sogno. Ed è rimasto colpito da questo cartello, Abbazia dell'Annunziata, secolo XIV. Pensate, era un insediamento benedettino, quindi i benedettini sul fatto del vino non scherzavano. Abbiamo attrezzato questa cantina e io ricordo che le mie vacanze estive le ho passate con mio fratello a piazzare botti, a sistemare attrezzi. Io mi preoccupai delle botti, delle piccole base così di partenza, il vino c'era già, e lui l'anno dopo tornò in Italia. Un bel giorno me la vedo arrivare con una bottiglia di Barolo, con questa lettera in cui sono due righe, la posso leggere anche. Carissimo Gigi, ti comunico con mio grande piacere l'inizio dell'attività produttiva dell'abbazia. Modestissimo dono, ti mando la prima bottiglia prodotta, la bottiglia numero uno. Te la devo per troppi motivi, ti aspetto l'abbazia e Renato. Questa è datata 10 agosto 1965. E un anno era il Natale del 68, e così a tavola parlando Renato dice: ma sai, io avrei bisogno di un aiuto, perché da solo, sai, fare tutto da solo non è così facile, ma perché tu non vieni giù con me, apriamo una cantina? Sapeva che aveva in cantina uno come Massimo molto bravo, che portava avanti il lavoro, e lui aveva più tempo a dedicarsi ad altro, a prendere contatti con le diverse associazioni, con le camere di commercio. E a un certo punto, io ricordo sempre che mi ha mollato lì da solo, mi ha detto: guarda, io adesso ho intenzione di fare questo percorso, tanto so che tu te la cavi, sì, però io me la sono fatta addosso. Quello che sicuramente gli piaceva era di riuscire ad essere, ad agire per cercare di accelerare questa crescita del vino italiano e portarla in una direzione che lui era capace di vedere, di immaginare tra 20 anni, che effettivamente quello che è successo. Sono rari questi uomini. Era uno studioso, amava leggere, informarsi, era un attento osservatore. Lui ha avuto sempre questa passione per la ricerca, andava a scartabellare negli archivi, trovando anche delle cose molto curiose, molto, molto importanti. E a un certo punto gli è capitata fra le mani un modello di vecchia bottiglia, che era la bottiglia Albeisa. E quindi il fatto di trovare un esemplare di bottiglia che già nel 1700 veniva utilizzato ovviamente sulle tavole dei nobili, perché in campagna il vino si spillava dalla botte, si beveva in una caraffa di terracotta, avere una bottiglia fortemente legata al territorio è stata una pensata genialissima. Ma la cosa bella è che sulla spalla c'è scritto Albeisa, quindi c'è un messaggio di albesità nel mondo che è molto importante. Fa tutta una pubblicazione di libri, di saggi, di materiale. Io ho dato qui alcuni titoli di queste sue pubblicazioni. Allora, nel 71, Della vita del vino nell'Albese, Manuale del bevitore saggio, Guida dei vini del Piemonte, Conoscere i vini d'Italia, Come degustare i vini, tutta una serie di pubblicazioni, saggi e dispense. Quindi il primo atteggiamento è stato questo, di avviare un recupero culturale del vino. Ha cambiato, secondo me, le cose da quel mondo di approssimazione che c'era prima a una razionalità che è venuta dopo. Thank you.
for Barolo, per Maresco, you know, a big wine, 10 years. Mm. So now you have a wine 10 years. La scelta che ha fatto lui e che hanno fatto poi tanti altri produttori con lui è stata quella di un taglio netto tra la quantità e la qualità, rinunciando a soldi facili, rinunciando a tante cose. Ricordo di lui questo episodio, 1972, autunno, si era a quasi a metà vendemmia. E ricordo che ero nel consiglio d'amministrazione del consorzio dei vini Barbaresco Barolo ad Alba e a un certo punto arriva Ratti e Ratti sostiene che quell'annata 72 andava declassata, non si sarebbe potuto produrre un vino Barolo Barbaresco. E ricordo che fu un'impressione enorme e questo era il concetto che aveva, uno dei concetti di Ratti, che andava recuperata la dignità del vino. Io credo che mio papà in quegli anni lì abbia impostato, abbia dato anche un aiuto, no, a fare queste delle regole sui disciplinari, i cru, delle cose per cui se noi oggi riusciamo a fare certe cose è perché qualcuno prima di noi ha fatto delle scelte forti. Fa la carta del Barolo. Questo qui è di nuovo un altro aspetto, che questo fa parte di una cultura che è profonda nell'Albese. Fa questa mappa dove individua le aree che sono piccole se si guarda alla totalità. E queste aree vengono individuate secondo un criterio, secondo una gerarchia. Lui l'ha fatto con la capacità che aveva di degustatore di vino. Conca dell'Abbazia dell'Annunziata è stato il primo vigneto che tuo padre ha comperato e quindi c'è un legame molto profondo con questa realtà di terra. Che questa vigna dove ci troviamo adesso, sì, no? Che ha questa forma proprio a conca. Sai che mi ricordo che, adesso che mi dici questo, quando eravamo bambini, me la ricordo la vendemmia qui, forse una delle prime volte che ci portava, ci dava accesso, possibilità di accesso nella vigna, e mi ricordo la vendemmia. Qui tutti con quelle ceste, mi raccomando, fate attenzione, non sprecate niente, non buttate per terra, sai che mio padre sempre... Non tagliatevi le dita. Non tagliatevi le dita, non scherzate, non si scherza, quando si lavora non si scherza. E invece questa, invece Marcenasco, che indica qui... Tutto il territorio dell'Annunziata legato, no? Strettamente all'abbazia, ai frati, i quali adoperavano il vino sia per la messa, sia per il loro uso e consumo personale. E ci sono questi documenti, no? Ho trovato il nome, sì, nella ricerca. Marcenascum, nel Registrum Communis Albe, in cui si parla di una pecia una de vinea. Il Marcenascum. Quindi abbiamo delle patenti di antichità e di nobiltà non indifferenti. Già dal 1200, no? Sì, sì, era 1200. Anche da noi, in Italia, si cerca di delimitare le zone vinicole con maggiore rigore di una volta. La denominazione d'origine controllata, che troviamo scritta sulle etichette, garantisce che il vino imbottigliato è stato effettivamente prodotto nella zona che dà il nome al vino, per esempio Barbaresco, Barolo, eccetera. Ma basta? Ma questo non basta, no? Perché dobbiamo cercare di valorizzare ancora di più, e sempre sulla strada dei francesi, cioè con questi cru. Che cosa sono questi cru? Questi cru vuol dire delle posizioni, cioè dei piccoli appezzamenti di terreno che sia per la qualità del terreno, sia per la loro posizione topografica, danno dei risultati differenti. Lui, più che essere uno che metteva il naso nel bicchiere, l'ha messa qui sicuramente il naso nel bicchiere per individuare questa carta del Barolo, ma poi era uno che raccontava il fuori del bicchiere, dove c'è il vino ha una ricchezza culturale enorme, c'è da dire che non finisce più. Dove tocchi c'è lo zampino di Renato Ratti, perché poi anche chi voleva emergere a dispetto suo a un certo punto era costretto a prendere in considerazione quello che lui aveva detto, perché ci siamo accorti che quello che lui diceva il giorno dopo doveva succedere. Io ricordo le ottime conferenze che lui faceva, le presentazioni
dei vini italiani che faceva all'estero. E in quegli anni era stato molto appoggiato dal Lice, nel senso che lui partiva, andava a fare seminari in tutto il mondo. Credo sia stato il primo italiano che ha fatto degustare vini italiani in Giappone. Come si presenta allora l'annata 87? Ah, per noi è una grandissima annata. Veramente qualcuno la paragona al 1978, ma i paragoni mai non reggono. È una bellissima annata come qualità, quindi avremo dell'asti spumante stupendo. Lui ha fatto un'azione importantissima nell'astigiano, perché è stato direttore prima e poi presidente del consorzio dell'asti, e credo che abbia saputo convincere, che è stata un'azione straordinaria, gli industriali a mettersi al tavolo per un negoziato con la parte viticola, con i viticoltori, in modo tale da individuare un prezzo delle uve moscato in anticipo di 3 anni. Non ce l'ha nessuna uva italiana, è una cosa, sembrava un miracolo. Dopo anni difficili, il prezzo dell'uva si è stabilizzato quest'anno a 8.500 lire al miriagrammo, in seguito ad un accordo interprofessionale. Il momento in cui si è capito che in fin dei conti si poteva fidare del prodotto agricolo e dell'organizzazione agricola che stava velocemente migliorando, gli industriali anche hanno dimostrato più comprensione. Le guerre del Moscato erano finite e incominciavano le guerre per il Moscato. E Renato ha detto le cose più alte che poteva dire all'interno del consorzio. Questo asti, che specialmente in Italia è ancora non conosciuto o mal conosciuto, perché qui parliamo di 70 milioni di bottiglie, di cui 55 milioni vanno sui mercati esteri, i mercati ricchi, i mercati del Nord Europa, i mercati del Nord America. È sicuramente uno dei musei storici più importanti che abbiamo in Piemonte. Questo è un museo che è nato tanti anni fa ed è stato uno dei primi musei del mondo contadino che oggi segnano, costellano tutto il territorio regionale. Alla Morra hanno organizzato, a partire, se non sbaglio, dal 1967, una manifestazione legata al Barolo, e aveva pensato che sarebbe stato bello allestire nelle aule delle scuole di La Morra una specie di rassegna di vecchi strumenti, e ovviamente da tutte le cascine la gente con molto entusiasmo ha portato su le proprie cose, e poi alla fine tante di queste cose lui le ha acquistate, e così nell'abbazia è nata l'idea di questo Museo Ratti dei Vini di Alba. Forza del Museo Ratti era che c'era un accompagnatore, che poteva essere mio zio o potevo essere io, che raccontava in presa diretta le cose e le descriveva. Quindi la visita al museo è sempre stata una cosa molto divertente, molto impegnativa e molto ricca di contenuti. Nascono proprio di fronte alla percezione, alla sensazione, al bisogno della gente del territorio, che prima di altri sanno, capiscono che se non hai memoria, se non custodisci queste vecchie, che noi a volte consideriamo carabattole, cose dimenticate, cose che forse avrebbero diritto di pattumiera, ecco, se noi invece non facciamo questo,
noi perderemo per sempre la nostra memoria. Ecco, io credo che se noi abbiamo conservato su queste colline questo grande sapere che oggi ci viene invidiato da tutte, se queste colline sono patrimonio dell'UNESCO, tutto ciò lo dobbiamo forse e in gran parte a questi nostri padri, a questi nostri antenati, a questo punto oserei dire, che hanno saputo prima di ogni altro raccogliere queste testimonianze, renderle di dominio pubblico, regalarle al mondo. Nel 1972 abbiamo dato il via a una costruzione nuova che è rimasta Cantina Ratti per un sacco di tempo. Lui mi ha fermato in questa curva della nuova cantina. Lui mi dice, ma noi abbiamo bisogno di un cantiniere, se tu potessi venire a lavorare per noi. A lunedì mattina sono arrivato, io ho visto lui che aveva i due bambini per mano, Pietro Giovanni, e dice, lui è il nuovo ragazzo con la 500 rossa. Renato, lui è stato uno che ha cercato di divulgare l'idea del Barolo come vino da tavola, ma non per sminuirlo, semplicemente perché una bottiglia importante deve apparire su una tavola per dare dignità al pranzo. Lui faceva dei vini estremamente importanti, ma estremamente facili da bere. Noi siamo sempre usciti dopo i 4 anni del disciplinare, però avendo tenuto 2 anni obbligatori il vino in botte e 1 anno il vino in bottiglia. Questa, secondo me, è stata l'idea importante che ancora oggi viene seguita. Quando ti siede attorno a un tavolo a parlare di argomenti di lavoro, non si scherzava. Renato Ratti si chiudeva in questa torre, poi dopo fuori in compagnia era uno spasso. Renato Ratti rideva facilmente e l'allegria di Renato proveniva da tutte le sue avventure. Cinzano, Brasile, le avventure pazzesche di piantare delle vigne in Brasile, aveva la facilità di sorridere e ridere internamente di tutto e di tutti. Non c'erano grandi drammi. Siccome era anche molto ironico, per cui si rideva tutti insieme un po' di questa... Lo prendiamo in giro, ma anche lui stesso comunque si prendeva in giro. Ricordo che mio papà mi ha portato a Genova, dove c'era la fiera delle bevande alcoliche, si chiamava Bibe, mi sembra, una specie di Vinitaly in miniatura, in cui lui era stato invitato per parlare. Per la prima volta, insomma, l'ho visto anche in un ruolo pubblico e anche riconosciuto, salutato da altri personaggi che c'erano nel pubblico e tutti lo salutavano per nome. Ciao Renato, come va Renato? E io dicevo, ma come Renato? E papà, che Renato questo? Non è... Per me era una persona normale, era un papà. Per me Renato è stato un fratello maggiore. Ed è stato uno che a me e mio fratello ci ha sempre divertiti, ci ha sempre fatti giocare, ci ha sempre seguiti anche negli studi. Quindi per noi il rapporto era di grande rispetto, ma anche di grande complicità, perché poi è mancato anche il papà di Renato e quindi noi abbiamo vissuto all'ombra di 2 donne che erano mia nonna e mia madre. Quindi il matriarcato assoluto dove certe cose si fanno e certe non si fanno. E quindi lui è stato anche un po' il gancio per uscire un po' dal seminato e per fare anche qualche gavada che ogni tanto ci vuole. Aveva il gusto dell'ironia, e l'ironia è la distanza dalle cose, e essere capace di non diventare di parte e di sapere essere distaccati e di sapere dare una valutazione, un giudizio che diventa forse più obiettivo. A tavola lui ti intratteneva con aspetti storici, con aspetti divertenti, con aspetti proiettati nel futuro, quindi era una persona con la quale era molto bello stare assieme. Non faceva mai niente in casa. Adesso con le nuove generazioni sarebbe stato proprio un antenato, perché forse il caffè avrà fatto, ma no, forse se aveva voglia anche una bella bistecca si faceva.
Ma sennò tutto il resto dei lavori non gli interessavano. Poi ci portava personaggi, persone, cose, cioè veramente... Un raccontino ce l'ho nel cassetto, una cena in cui c'era stata una troupe cinematografica che stava girando un film nella zona delle Langhe. Il regista era Giovanni Soldati, mi ricordo che era il figlio di Mario Soldati, dello scrittore. Mio papà conosceva suo babbo e quindi l'aveva invitato a cena una sera. Io e mio fratello eravamo veramente esaltatissimi perché l'attrice principale del film era Carole André. All'epoca era la perla di Labuan, era praticamente nel telefilm di Sandokan, che negli anni 70 era famosissimo. Lei era l'attrice principale ed era il mito di tutti i ragazzi, i maschietti dell'epoca, era il mito anche erotico, insomma, della nostra giovinezza. Quindi quando ci ha detto, stasera viene anche Carole André, no, io e mio fratello siamo rimasti sbalorditi. Poi però la cena è arrivata anche Carole André, ma la cena è stata una delusione per noi, perché durante tutta la sera hanno solo parlato di cibo, di vino, piatti, abbinamento, piatti con i vini. Io e mio fratello volevamo avere qualche racconto di cinema, su Kabir Bedi, su Sandokan, qualche retroscena. Non hanno detto una sola parola. Poi il giorno dopo l'abbiamo raccontato tutti e due in classe a scuola e non ci ha creduto nessuno, perché abbiamo detto, ma com'è possibile? La perla di Labuan a casa tua, ma non è possibile. Ma nessuno ci ha creduto, è stata veramente una delusione. Col senno di poi era meglio se non veniva la perla di Labuan. Raccontava delle barzellette bellissime, con una capacità incredibile di far ridere tutti. Non so, l'ultimo libro che ha fatto, quello delle vignette, per me è un capolavoro di sottile, di arguzie. E questo invece se la ricorda? Queste. E molte di queste erano sui miei libri, sui miei quaderni, perché lui mi scarabocchiava tutto, c'aveva una capacità di tratteggiare le cose, sapeva cogliere, come questa, no? Che su questo libro, non so se si vede, è originale, insomma, fatta rapidamente, insomma, e caratterizzava proprio il personaggio. Questa è la professoressa Stinchi, che era l'assistente di Passalacqua, che è ancora viva, Alba, insomma. A un certo punto sul Barolo dice, Barolo, le uve raccolte nella zona di produzione, le uve vinificate nella zona di produzione, la maturazione nella zona di produzione, l'imbottigliamento nella zona di produzione, obbligheremo la gente a berlo nella zona di produzione. Era arrivato il momento in cui diceva, boh, chiudo un capitolo, che era quello di dare veramente tutta l'anima fuori, e riapriamo magari un capitolo per i figli, cioè l'azienda, magari rimetto un po' in gioco me stesso. Purtroppo la malattia improvvisa ha interrotto, io credo, un progetto che lui, secondo me, aveva già. Era il 16 settembre, mi pare, è morto, all'inizio della vendemmia del Moscato. Passo al bar. C'era la signora, la proprietaria del bar, che lo conosceva bene perché vive l'Annunziata. Dice, ma sai che sono andato a trovare Renato Ratti, mi ha chiesto di poter mangiare ancora il Moscato. Dio, porca miseria. Sono partito, sono andato a Diano, ho raccolto un cestino di Moscato che era già colore ambrato, e gliel'ho portato alla signora che gliel'ha ancora portato. Quindi lui sapeva di morire, voleva ancora mangiare un grappolo di Moscato, perché al Moscato ha dedicato parte della sua vita. Penso che tutta la progressione del settore è stata dovuta al temperamento, alla forza, al coraggio, alla cultura, all'umanità di Ratti. Ma non ne faccio un santo, Non è lo stilita che cerco di... No,
aveva tutti i sintomi dell'uomo vero. Renato Ratti è stato la punta di diamante di tutto questo chiamiamolo rinascimento enoico, se vogliamo. Lui è mancato nell'88 e l'ultimo giorno di vita, il pomeriggio, lui si fa portare una poltrona sul terrazzo della casa di La Morra e si mette su questa poltrona e resta su questa poltrona con una coperta attorno a guardare le colline delle Langhe, a riempirsi gli occhi delle colline delle Langhe, nella notte mancata. Quant'anni sono tanti, sono tante vendemmie, tanti vini, tante esperienze e c'è da dire che nei 50 anni della nostra vita qua, l'Annunziata, dell'azienda, proprio della cantina, adesso non so bene i numeri, ma ne ho fatti più io probabilmente di quanti ne abbia fatti mio papà. Ha fatto tantissime cose mio papà, ho fatto tantissime cose anch'io, potevo fare di più sicuramente, e ho fatto anch'io le mie cose istituzionali, per cui sono riuscito a ritagliarmi anche io degli spazi per dedicare un po' di esperienza, un po' di tempo ovviamente agli altri. I vignaioli di Langa e Roero hanno scelto Pietro Ratti per guidare il consorzio del Barolo e del Barbaresco per i prossimi 3 anni. Lo attende un compito non facile tra crisi, competizione mondiale, modifiche alle leggi in materia di denominazione. Un futuro pieno di incognite, la nuova legge sulle denominazioni, il mercato, soprattutto americano, che stenta a ripartire, nuovi interlocutori in regione al governo. Ma Pietro Ratti sembra avere le idee chiare. Non possiamo più correre da soli, noi abbiamo, gli imprenditori ovviamente sono bravissimi e corrono benissimo, lavorano molto bene, a livello di consorzi, secondo me di enti che ovviamente affrontano il vino, oggi è importantissimo sinergia. Credo che comunque in questo momento qua noi dobbiamo anche credere molto nell'eccellenza piemontese. Forse oggi, a differenza del passato, quando bisognava costruire, oggi bisogna conservare, quindi responsabilità per l'ambiente, responsabilità per le persone. Questa è una responsabilità che dobbiamo tutti prenderci e oggi abbiamo anche la possibilità anche economica, no? di zona, di poter anche affrontare certe sfide con maggiore impegno.